Non c'è nulla in Italia che attiri di più della parola bonus, più della famosa Bernarda di cui parlava Benigni. Ve lo ricordate il monologo con la Carrà? Ognuno gli ha messo il nome suo! La Patonza, la Passerotta, la Mona, la chitarra. No, Benigni! Il nome che piace di più agli italiani non è quello, è bonus. E se poi ci aggiungi anche l'aggettivo fiscale, ecco che l'audience sale incontrollatamente. Bene, proprio di bonus fiscali e non di Patonza voglio parlarvi oggi. O meglio, di detrazioni, perché questo è il termine tecnico. Esistono ben 16 detrazioni fiscali che, da un'analisi sulle dichiarazioni dei redditi pubblicata dal Sole 24 Ore, non vengono mai richieste perché la gente non le conosce o forse se ne dimentica. Sapevate ad esempio che è possibile detrarre dal 7,30 il canone di affitto se si rientra in una certa fascia di età? O dedurre le spese per le donazioni alla Biennale di Venezia o all'ospedale Galliera di Genova destinate al registro dei donatori di Midollo? Sapevate che solo un contribuente su 50.000 porta in detrazione le spese del canone di leasing per abitazione principale e che il resto non lo fa pur avendone diritto? A scorrere il lungo elenco di benefici proposti dallo Stato per recuperare una parte di ciò che è stato speso per la casa, per la salute e per l'assistenza, ci si rende conto di quante persone perdono quest'occasione, probabilmente perché non sanno che esiste. Si va ad esempio dall'acquisto mantenimento dei cani guida per i non vedenti ad alcune spese legate alla casa e ai finanziamenti della banca, per non parlare delle borse di studio assegnate da regioni e province autonome. Pensate che su 81 bonus fiscali previsti dalla legge, addirittura 60 vengono usati da meno dell'1% dei contribuenti. Roba da mangiarsi le mani. Allora, ecco 16 detrazioni fiscali che nessuno conosce, o che, ammesso che siano conosciute, in pochissimi sfruttano. Chi si iscrive al canale prima della fine della sigla riceve un bonus, quello di ottenere informazioni gratuite quotidiane sulla nostra legge. Sigla. La legge. Per inciso, sapete la differenza tra deduzioni e detrazioni fiscali? Proverò a spiegarvela in due secondi. Se volete, prendete foglio di carta e penna. Cominciamo dalle detrazioni fiscali. Prima calcolate il reddito che avete prodotto in un anno e poi vi applicate la vostra aliquota IRPEF, ossia la percentuale per calcolare le tasse dovute allo Stato. Il risultato è l'importo che dovete materialmente versare all'Agenzia delle Entrate. Se però avete sostenuto delle spese per le quali è prevista una detrazione, dovete sottrarre l'importo della detrazione dall'ammontare di quanto avreste dovuto pagare allo Stato. Facciamo un esempio pratico. Per le spese mediche è prevista una detrazione del 19%. Quindi se dovete pagare 1.000 euro di tasse in un anno, ma avete sostenuto 600 euro di spese mediche, per prima cosa dovrete sottrarre ai 600 euro la franchigia prevista dalla legge pari a 129,11 euro. Il risultato di questa sottrazione ci dà 470,89 euro. E questa è la base su cui calcolare la detrazione del 19% e il risultato sarà 89,47 euro. Dunque, ai 1.000 euro inizialmente dovuti di tasse allo Stato vanno sottratti 89,47 euro. Pertanto 1.000 meno 89,47 euro fa 910,53 euro. E quest'ultima la somma che dovrete versare allo Stato. Ora vediamo le deduzioni fiscali. Funzionano in modo diverso. Prima calcolate il reddito che avete prodotto in un anno e poi da questo sottraete subito gli importi delle deduzioni. Sul risultato quindi applicherete l'aliquota IRPEF del vostro scaglione. Quindi, a differenza delle detrazioni, nelle deduzioni l'importo della deduzione stessa viene sottratto prima e non dopo l'applicazione dell'aliquota IRPEF. Quindi, ad esempio, se avete prodotto un reddito di 10.000 euro, prima di applicare l'aliquota IRPEF dovete sottrarre da questo le somme delle deduzioni fiscali che magari faranno scendere il vostro reddito a 8.000 euro. Questo avrà il vantaggio di farvi scendere a uno scaglione IRPEF più basso pagando così meno tasse. Ma ora vediamo le detrazioni che nessuno conosce.
Partiamo dalla casa. Attorno ad un immobile gravitano ad esempio il mutuo, i canoni di affitto o le spese per la ristrutturazione o il recupero edilizio. Solo 611 contribuenti su 100.000 portano in detrazione le spese per canone di locazione degli studenti universitari fuori sede. Uno sconto fiscale del 19% su un massimo di 2.633 euro, il che significa riavere indietro circa 500 euro ogni anno tramite la dichiarazione dei redditi. In pratica viene fuori all'incirca un affitto gratis. La detrazione vale non solo per gli studenti universitari, ma anche per chi frequenta un istituto tecnico superiore ed il conservatorio di musica. Nessuna detrazione invece è prevista per l'affitto di chi frequenta corsi post laurea, cioè master, dottorati di ricerca o corsi di specializzazione in Italia o all'estero. Meno dell'1% dei contribuenti beneficia della detrazione del 19% sugli interessi da pagare per il mutuo ipotecario finalizzato alla costruzione dell'abitazione principale. L'importo massimo detraibile è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d'imposta. Rientrano nella detrazione del 19% gli interessi passivi relativi all'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile. Anche le spese relative all'agenzia immobiliare quando si cerca una casa possono essere portate in detrazione nel 7,30, ma pochi lo sanno. La detrazione del 19% viene applicata per un importo non superiore a 1.000 euro all'anno. La detrazione spetta anche in caso di acquisto di altri diritti reali, come ad esempio l'usufrutto, e sempre a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale. La detrazione spetta solo all'acquirente dell'immobile e non anche al venditore. Bisogna avere un reddito non superiore a 120.000 euro, bisogna pagare con modalità tracciabili ed infine l'importo deve essere riportato nel rogito notarile. Altra detrazione fiscale che nessuno conosce o almeno è poco utilizzata è quella che riguarda il canone di affitto per i giovani, da non confondere con quella relativa agli studenti universitari fuori sede di cui vi ho parlato prima. In questo caso l'agevolazione interessa i ragazzi tra 20 e 30 anni che vivono in locazione in un immobile adibito ad abitazione principale, diverso quindi da quello dei genitori. Se una coppia ha il contratto cointestato e uno solo dei due ha 32 anni mentre l'altro ne ha 26, è possibile godere di questo bonus. Vi sembrerà incredibile, ma tra le detrazioni fiscali che nessuno conosce o che vengono utilizzate da meno dell'1% dei contribuenti, ce ne sono anche alcune relative alla salute che insieme alla casa costituisce un altro capitolo importante di spesa dei contribuenti. Vediamo quali sono. Tra le detrazioni che riguardano la salute c'è quella relativa alle spese sanitarie per disabili. Soltanto 261 contribuenti su 100.000 hanno riportato questa voce nella dichiarazione dei redditi. In particolare possono beneficiare della detrazione del 19% tutte le spese sanitarie specialistiche, come ad esempio le analisi o le prestazioni chirurgiche. Le detrazioni spettano ad esempio per il trasporto in ambulanza del disabile, magari anche effettuato da una onlus, oppure per l'acquisto di poltrone per disabili e di apparecchi per il contenimento di fratture o magari di ernie come il busto o per la correzione dei difetti della colonna vertebrale. Ed ancora l'installazione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche nei palazzi. Poi c'è l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e anche l'installazione della famosa pedana di sollevamento installata nell'abitazione della persona con disabilità. Altre detrazioni riguardano i fax, i modem, i computer e il telefono a viva voce per sordomuti e tutti i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico. Poi ci sono i costi per gli interpreti per i sordi. La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese appena indicate può essere usufruita anche dal familiare del disabile a condizione che quest'ultimo sia fiscalmente a suo carico. Ed ecco infine l'elenco delle principali deduzioni e detrazioni fiscali che nessuno conosce o che sono meno utilizzate. Le spese per addetti all'assistenza personale, ad esempio le badanti, è ammessa una detrazione del 19% su una spesa massima di 2.100 euro per pagamenti con mezzi tracciabili, quindi niente contanti. Pertanto se dovete pagare una badante potete detrarvi dalle tasse e il costo che sostenete. Poi ci sono i contributi per l'assicurazione INAIL delle casalinghe, anche le casalinghe vanno assicurate. Poi c'è la deduzione dell'assegno periodico di mantenimento all'ex coniuge. Non è tassabile però l'assegno periodico corrisposto per il mantenimento dei figli. Poi ci sono le spese per asili nido, fino a un massimo di 632 euro per ciascun figlio. Poi c'è la deduzione di contributi ed erogazioni a istituti religiosi, alla Biennale di Venezia, all'Ospedale Galliera di Genova per il registro dei donatori di midollo, alle ONG operanti nei paesi in via di sviluppo, agli enti universitari e di ricerca. Poi ci sono le spese per donazioni a partiti politici,
c'è una detrazione fiscale del 26% per importi tra 30 e 30 mila euro. Ed ancora ci sono le erogazioni ad enti dello spettacolo e a fondazioni del settore musicale, le spese per canoni di leasing per l'abitazione principale e i contributi per il riscatto della laurea del figlio o della moglie a carico. Anche in questi casi è prevista una detrazione che addirittura arriva al 50%. Bene amici miei, adesso siete informati, la legge non ammette ignoranza. Questa è la legge. Questa è la legge. Questa è la legge. E questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.